Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, stiamo per iniziare una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo? Parleremo di diversity e inclusione, delle novità normative che potrebbero appunto spingere le aziende a rafforzare l'inclusione dei lavoratori e Allora, a tra poco. a tra poco. Un saluto a tutti gli amici di Doppio Binario. Come anticipato in apertura, in questa puntata parleremo di Covid, smart working, ma soprattutto del tema della diversity, anche sotto il profilo normativo. E lo faremo con i nostri ospiti in collegamento oggi, che saluto partendo dall'avvocato Olimpio Stucchi, managing partner di Uniolex. Ben arrivato. Buongiorno. Buongiorno a lei, e il dottor Antonio Scordino, Head of People Service di Contè Assicurazioni. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Buongiorno. Inizierei con lei, avvocato Stucchi. Negli ultimi anni il tema della diversità in azienda ha assunto un ruolo centrale e competitivo. Qual è, lo stato delle questioni dal punto di vista normativo in questo caso? Allora, il tema è certamente importantissimo in aziende e lo sarà ancora di più negli anni a venire. Dobbiamo intenderci anzitutto su che cosa dobbiamo perimetrare nell'ambito della diversity, cioè della diversità. Perché solo così possiamo capire quali saranno le aree di intervento. Anzitutto c'è una questione di genere. Quindi il lavoro al femminile, ma anche legata agli orientamenti sessuali. Altra area riguarda le questioni di religione e razza, sempre più importanti in una società come la nostra, che oramai ha una multietnicità assolutamente radicata. Aggiungerei però anche l'area della disabilità, da intendersi come diversità nel senso di caratteristiche diverse. Ma ancora nell'area della diversity io andrei a inserire le questioni legate all'età, quindi al lavoro giovanile, e alle generazioni. E ancora una ulteriore area da considerare è quella del cosiddetto work-life balance, che se vogliamo va a toccare trasversalmente tante di queste aree che prima ho indicato. Il diversity management punta a favorire l'inserimento in azienda di soggetti appartenenti a tutte queste aree. Inserimento e creazione di un clima adeguato per consentire a chiunque, pur appartenente a un'area di diversity, di poter esplicare tutte le sue capacità pienamente e senza limiti. Ecco, riguardo a questi temi, la base normativa in Italia non manca. Come al solito mi verrebbe da dire, non sono le norme che ci mancano. La prima norma che costituisce un po' la stella polare alla quale guardare sta nella nostra Costituzione, ed è l'articolo 3, che stabilisce un principio di uguaglianza. Uguaglianza e non discriminazione, da intendersi quindi da un punto di vista formale, uguaglianza formale, ma anche da un punto di vista sostanziale, soprattutto per come è stato inteso, anche sulla spinta del diritto comunitario. Bene, con riguardo, alle aree di cui dicevamo, non mancano le norme e che non sono, state partorite l'altro ieri. Alcune hanno già un po' di anni. Pensiamo per esempio al codice delle pari opportunità uomo-donna, che è un decreto legislativo del 2006. Dove si fa, per esempio, divieto di discriminazione diretta o indiretta
in tutta una serie di atti del datore di lavoro, assunzioni, promozioni, trattamenti retributivi, norma che è stata inserita in questo decreto legislativo riguarda anche la prevenzione delle molestie sessuali in azienda. Pensiamo ai decreti legislativi gemelli relativi ai temi della razza e dell'origine etnica, della religione, delle convinzioni personali, dell'orientamento sessuale. Allora, sono due decreti legislativi del 2003, il 215 e il 216, che anche qui pongono tutta una serie di norme. Pensiamo per esempio alla legge 68 del 99. Sul collocamento dei lavoratori disabili, che in Italia è arrivata dopo una legge che risaliva al 1968, quindi norme risalenti nel tempo, che non sono state fatte oggi. Bene, come dire, non ci manca un corpo normativo. Solo che questo corpo normativo per la gran parte pone precetti e pone sanzioni, perché per esempio le norme in materia di discriminazione uomo-donna stabiliscono nullità di tutti gli atti che risultino discriminatori. Poi è chiaro che in coda a questo può esserci anche una tematica di risarcimento danni. Di provvedimenti attuativi per il superamento della discriminazione, fino ad arrivare, nei casi più gravi, all'applicazione di due norme previste dal codice penale sulla commissione volontaria di atti discriminatori, ovvero sulla commissione di altri reati commessi con l'aggravante della discriminazione. Come dire, una legislazione antidiscriminatoria in Italia c'è. Un conto però è avere delle regole antidiscriminatorie, un conto è parlare di inclusione, perché la discriminazione si pone in negativo, ponendo un divieto e dicendo che cosa è vietato. Ma tutt'altro genere di questione è la inclusione, dove la inclusione richiede anzitutto un cambiamento culturale nell'approccio alle diverse aree, alle diverse questioni, perché poi ogni area ha delle questioni sue, specifiche, peculiari. E allora ci vuole un cambiamento culturale. Ci vuole un cambiamento antiambientale in azienda e poi una legislazione che sia promozionale, che non contenga solo divieti, che ponga anche delle misure, di favore per l'attuazione degli atti inclusivi. Io credo che su questo piano si possa fare di più e soprattutto non limitarsi solo alle questioni di genere. Credo che quella sia la parte principale perché è una questione storica e se vogliamo, da un punto di vista percentuale, è la questione maggiore. Però ce ne sono tutta una serie, di altre che negli anni a venire diventeranno sempre più mature. Pensiamo a tutto l'afflusso di persone di diversa nazionalità, con una diversa cultura, piuttosto che di diversa religione. Dopo parleremo anche di La altri temi. ringrazio, Avvocato Stucchi, molto interessante. Dopo naturalmente ci soffermeremo anche su altro, approfondiremo. Volevo passare invece la parola al dottor Scordina, al quale voglio chiedere, a proposito proprio di diversity, qual è invece la vostra esperienza? Io sono completamente d'accordo con tutti i principi espressi dall'avvocato. Prima di tutto, la grandissima importanza del tema. Però
E in secondo, il principio della non discriminazione non è sufficiente. Allora, racconto un po' la nostra esperienza aziendale. Conte.it è una compagnia assicurativa, brand italiano di Admiral Group. Abbiamo 600 dipendenti in Italia e oltre 700.000 clienti. Per noi il tema della diversity e dell'inclusion è molto molto importante. E li unisco perché entrambi devono convivere. La diversità è un fatto della realtà, la viviamo tutti i giorni nella nostra quotidianità, diciamo nella nostra comunità, quindi è qualcosa semplicemente da riconoscere e accettare che esiste. Ma se c'è la diversità non è detto che ci sia sempre l'inclusione. L'inclusione è una scelta dell'individuo, è una scelta dei gruppi, è una scelta delle organizzazioni e quindi anche delle aziende. Noi scegliamo di scegliere l'inclusione, che forse è la differenza. Come lo facciamo? Lo facciamo con un diversity manager, che si occupa tutto il tempo di pensare a quale può essere il piano per aumentare l'inclusione in Conte.it. Abbiamo un comitato, una serie di ambasciatori presenti nei vari team, nei nostri dipartimenti. Rivediamo i processi, parliamo di processi di selezione, di reclutamento, di formazione, di sviluppo, di politiche retributive, che poi eliminano quelli che sono i normali, chiamiamoli bias cognitivi, sono i normali pregiudizi che avvengono nella scelta, nelle organizzazioni. Campagne di comunicazione, di sensibilizzazione per tutti sui temi dell'inclusione. Anche eventi a sostegno non solo della diversità al femminile, facciamo parte di Valore D, che è un network molto importante, si occupa di inclusione e di leadership al femminile, ma anche a sostegno di altre identità come la comunità LGBT, Roma Pride, etnie e nazionalità, che sono temi che comunque aumentano e avanzano nell'importanza. Lo facciamo perché per un'azienda, oltre che essere estremamente etico, è anche importante per sviluppare l'innovazione, la creatività. Team più diversificati producono di più e meglio, e comunque attraggono anche talento. Quindi, in questo modo possiamo liberare il potenziale che è in noi e quindi delle nostre persone, ma anche attrarre nuovi talenti che vanno alla ricerca di aziende che si diversificano da questo punto di vista. La ringrazio, poi ritorneremo naturalmente anche parlando un po' di smart working, le chiederò qualcosa. Allora, Avvocato Stucchi, a proposito appunto di diversity, continuando su questo tema, siamo ovviamente ancora alle prese con il Covid e dunque le volevo a questo punto chiedere, l'esperienza Covid ha innestato sicuramente delle nuove esigenze rispetto proprio al tema della diversity, quali sono le misure adottate nella legislazione appunto emergenziale? Parliamo un po' delle novità sotto questo profilo. Filo. Allora, trattandosi di legislazione emergenziale, gli interventi sono stati mirati rispetto al fenomeno, alla gestione del fenomeno. Quindi, il tema era gestire la continuità produttiva aziendale il più possibile. Le aree di diversity che sono state in qualche modo toccate hanno riguardato un po' la disabilità e un po' il tema del work-life balance. Work-life balance è stato toccato con questo massiccio ricorso allo smart working, da un lato su base volontaria o per scelte aziendali, dall'altro invece è stato posto un obbligo per le aziende e un diritto per i lavoratori laddove si fossero trovati in determinate condizioni. Per esempio, penso ai genitori di ragazzi under 16 quarantenati per via dei contagi a scuola e in tutta una serie di altri ambienti. Penso ad esempio ai congedi che sono stati dati dal decreto Ristori bis. Penso però anche al bonus babysitter. Allora, questi sono stati interventi in qualche modo di favore per chi si è trovato
a dover gestire delle situazioni certamente di emergenza e che richiedevano un certo qual supporto. Ecco, l'altra area è stata quella della disabilità, e cioè lo smart working obbligatorio per le aziende a favore di lavoratori disabili, in quanto compatibili con le mansioni, ovvero in tanto in quanto i lavoratori potessero essere adibiti a mansioni diverse, eventualmente anche previa formazione, purché non stessero in azienda. Certamente, se un lavoratore disabile era un operaio addetto alla catena di montaggio, la cosa non era possibile. Poi ancora ci sono state delle misure legate a permessi, congedi, penso all'aumento dei permessi 104, penso ai congedi per i lavoratori cosiddetti fragili. Insomma, alcune misure che però sono state decisamente contingenti, legate alla gestione del fenomeno Covid, e che però, come dire, sono andate in una direzione in qualche modo utile a generare una maggiore attenzione verso le aree del disagio, della difficoltà, del bisogno, in una situazione diversa. Cioè, un po' tutti noi ci siamo trovati in un mondo diverso da prima e ci siamo resi conto quanto la diversità vada a toccare la nostra vita, quella personale e quella lavorativa. E quindi questa esperienza ci ha creato un'attenzione rispetto alla diversità che prima non c'era. E credo che questo ci aiuterà. La ringrazio, Avvocato Stucchi. È un momento importante anche di riflessione. Insomma, speriamo ci siano nuovi sviluppi, che si continui verso questa direzione, come ha detto lei. Allora, un'ultima domanda veloce, volevo porla a questo punto per chiudere questa prima parte al dottor Scordino. Ecco, in che modo il piano di smart working, in questo caso ci spostiamo un attimo sullo smart working, che avete adottato, questo piano di smart working che avete adottato, sostiene e sosterrà l'occupazione femminile? Grazie. Intanto noi sullo smart working ci lavoriamo dal 2015, quindi anche diciamo pre-Covid, eravamo già pronti quando è arrivato purtroppo questo nemico invisibile. Già prima del DPCM di marzo noi eravamo già al 100%, nonostante come assicurazione potessimo essere negli uffici che vede qui qua dietro, che sono vuoti in questo momento. Ma abbiamo deciso di farlo proprio per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e delle nostre famiglie, che è sicuramente la prima cosa. Collegandoci a quello che è l'occupazione femminile, sicuramente può aiutare e ha aiutato tanto, aiuterà tanto nei prossimi anni, ma soprattutto quando usciremo da un remote working emergenziale a uno smart working vero e proprio, ovvero la libertà, l'agilità e la flessibilità di poter scegliere da dove lavorare, lavorare per obiettivi, lavorare con la fiducia del proprio manager. In questo senso non è solo occupazione al femminile, ma mi viene a dire sostegno della genitorialità a 360 gradi. Parliamo di famiglie anche monogenitoriali, omogenitoriali. Quindi rappresentano anche la diversità e le tante identità di oggi. Oggi spesso le donne o i genitori si trovano a dover scegliere tra carriera e famiglia, il che non è una cosa che ci piace. Infatti proviamo a sostenere la genitorialità attraverso una serie di iniziative, un programma si chiama Genitori Contenti, che comprende ad esempio congedo per il neopapà, facilitazione sui turni, sul part-time, sulle pause pranzo, seminari per genitori, programmi per il reinserimento, per l'organizzazione, per la formazione dei genitori. Questo anche per colmare quello che certe volte magari il welfare del nostro Stato non, a cui non risponde pienamente. Siamo comunque molto orgogliosi di poter fare un servizio non solo per le persone, ma anche un po'
per la nostra comunità. La ringrazio, dottor Scordino, ringrazio per essere stato qui con noi in questa prima parte di Doppio Binario e ringrazio anche l'avvocato Stucchi. Grazie a Grazie voi. a voi. Bene, abbiamo terminato questa prima parte di Doppio Binario, qualche minuto di pubblicità, poi ritorneremo qui in studio con la seconda parte. A tra poco. Ben ritrovati in studio per la seconda parte di Doppio Binario e continuiamo a parlare di diversità e inclusione nelle imprese. Se nella prima parte ci siamo concentrati maggiormente sugli aspetti e sulle novità normative, vediamo ora come l'organizzazione del personale può effettivamente dare vita a nuove politiche di inclusione che rispondano anche da quanto, insomma, dall'emergenza che è emersa con questa crisi sanitaria, dalla quale, insomma, aumentano, diciamo, a dismisura e aumenterà ancora la domanda di protezione sociale. Vediamo come le imprese effettivamente possono rispondere a questa domanda. E lo facciamo con i nostri ospiti che vi presento, l'avvocato Limpio Stucchi, Managing Partner di Uniolex Stucchi & Partners, ancora con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. E la dottoressa Daria Grazzi, HR Director di iGenius. Buongiorno e benvenuta anche a lei. Ecco, Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno, ecco avvocato Stucchi, io parto da lei e le chiedo appunto, il contrasto all'emergenza sanitaria, come dicevo prima, ha incrementato questa domanda di protezione sociale in modo drammatico e che chiaramente non si arresterà in futuro. Quindi è il momento effettivamente per il legislatore di, appunto, e anche per le imprese di ripensare il tema dell'inclusione? Ma certamente sì. L'esperienza della pandemia ha fatto emergere nuovi schemi di vita, di lavoro, nuove esigenze, nuove modalità e nuove soluzioni che nella sostanza non avevamo mai sperimentato in precedenza. E ha anche però aumentato la sensibilità verso il mondo di chi si trova in condizioni diverse da una maggioranza in senso generale. Allora, io credo che questa esperienza e questo incremento di sensibilità ci devono spingere, una volta che saremo usciti dalla pandemia, da questa terribile esperienza, ci devono spingere verso il non ritornare al punto di partenza dal quale siamo partiti prima di entrare nella emergenza, ma e quindi alla cosiddetta normalità precedente, ma andare verso il new normal, un new normal fatto di nuove sensibilità, fatto di considerazione, delle posizioni di chi è più debole, più bisognoso, di chi è portatore di caratteristiche tali da avere necessità di soluzioni inclusive. Quindi nuove prassi, ma non solo, perché i temi delle differenze sino ad oggi sono stati affrontati, come dicevo nel blocco precedente, con una legislazione che ha posto divieti, precetti e sanzioni. Legasi, per esempio, tutta la legislazione antidiscriminatoria. Bene, io credo che si debba andare oltre una legislazione antidiscriminatoria. Si debba passare ad una legislazione della parificazione,
che oltre a porre delle regole si faccia portatrice di interventi di supporto ad ogni misura aziendale funzionale alla inclusione. Quindi, considerare che bisogna puntare ad una parificazione di trattamenti economici a parità di quantità e qualità della prestazione lavorativa, identità di diritti e doveri a parità di posizione, agevolazioni per la conciliazione vita-lavoro, il cosiddetto work-life balance. Non limitandosi ad interventi sporadici ed emergenziali, anche fatti un po' in fretta e furia, ma ancora strumenti di agevolazione per le imprese nella creazione di posti di lavoro. Questo è un tema generale che merita di essere considerato. Le aziende hanno bisogno di essere agevolate, ci vuole un clima favorevole per le aziende affinché le aziende nel poter fare impresa possano creare posti di lavoro, possano adottare politiche inclusive. Certamente, rispetto ai temi dell'inclusione ci vuole un cambio, culturale, che non sarà facile, e probabilmente ci vorrà una fase di transizione attraverso Certo. la quale andare verso l'inclusione, verso la parificazione, e la strada mi sembra che sia quella delle quote di riserva, che a me francamente non piacciono, perché creano una disparità per legge. Io sono favorevole alla parificazione assoluta. La quota, non è tanto nelle mie corde, però mi rendo obiettivamente conto che se non si va per questo step intermedio, non si andrà mai No, ma verso la certo, strada mai. della inclusione. Certo, il E discorso è questo chiaro, sì. vale proprio per tutte le aree della diversità, Assolutamente. che sia il lavoro al femminile in ogni sua declinazione, a partire dai consigli di amministrazione a scendere, ma anche rispetto alla disabilità, rispetto alle differenze di tipo etnico, religioso. Credo che sia uno step intermedio indispensabile. Certo, insomma, rivedere il quadro normativo e aspettiamo che arrivi effettivamente questa stagione di riforme, perché come diceva lei poc'anzi, avvocato, finora siamo andati incontro solamente, tra virgolette, a numerosi, questo sì, però provvedimenti sempre emergenziali, con tutti i limiti che questa parola, insomma, racchiude. E dottoressa Grazzi, io le chiedo quali sono effettivamente i piani, ovviamente in attesa di una normativa che agevoli ancora di più i piani di inclusione, ma quali avete messo in atto al momento? Prego. Grazie. Guardi, io credo di poter dire che in realtà questo quadro normativo che stiamo aspettando un po' lo abbiamo anticipato. Come azienda, noi siamo un'azienda piuttosto giovane, un'azienda che si basa sostanzialmente su un lavoro di intelligenza artificiale, che si basa sulla parte tecnologica, che ha una popolazione che è molto sensibile a questi temi. E noi abbiamo strutturalmente affrontato l'inclusione, la diversity nel senso più generale, garantendoci che di fatto l'organizzazione aziendale possa rispecchiare tutti i parametri di cui parlava anche l'avvocato e possa rappresentare il più possibile in maniera eterogenea
tante tipologie di popolazione. Quindi ne abbiamo fatto un po' una parte del nostro DNA. Noi di fatto siamo un gruppo che ha origini di nazionalità, di religione anche molto diverse. Abbiamo provenienze non solo da tutta Italia, ma anche dall'India, dalla Russia, dal Marocco, da UK. Quindi abbiamo sempre cercato di integrare questo tipo di diversità nel nostro organico e nella nostra organizzazione, creando addirittura un meccanismo per cui l'inglese è la nostra lingua primaria, non è l'italiano, è un modo per agevolare tutte le persone che si uniscono a noi nel tempo e che si devono sentire assolutamente accolte e integrate. Dal punto di vista della diversity al femminile, abbiamo sempre cercato di promuovere i ruoli femminili e di garantire una parità retributiva e una parità anche di trattamento in termini, per esempio, di performance management. Abbiamo avuto dei casi anche di colleghe in periodo di maternità che comunque non hanno visto il loro percorso di carriera interrotto o sospeso fino al loro rientro, ma che hanno visto riconosciuta una professionalità, una performance e dei risultati anche in un momento in cui non erano fisicamente presenti e operative sul territorio, direttamente nel gruppo. Per cui diciamo che anche dal punto di vista dell'integrazione, dell'onboarding, tutto quello che stiamo mettendo in campo deve tenere in considerazione ogni giorno una molteplicità di fattori che devono far sentire inclusi, accolti e assolutamente parte del team e della community di iGenius tutti i generi e tutte le diverse origini che i nostri colleghi hanno. Certo, assolutamente, insomma, abbiamo visto un caso virtuoso. E Avvocato Stucchi, io torno da lei e le chiedo effettivamente, per quanto riguarda la gestione del personale da un lato e il tema dell'inclusione dall'altra, quali saranno i temi di maggiore interesse in futuro? Allora, c'è una vecchia questione che non è di oggi, ma potrebbe oggi essere una buona occasione per affrontarla, che è il cosiddetto gender pay gap, cioè la differenza salariale che non viene riconosciuta al personale femminile, molto spesso non al di fuori di quelli che sono gli elementi salariali obbligatori, quindi nell'ambito di quelli che sono i trattamenti di superminimo, cosiddetti discrezionali. Questo è un tema molto molto importante che andrà necessariamente affrontato. Non è soltanto una questione di discriminazione, è proprio una questione di parificazione della remunerazione, del compenso, del riconoscimento da dare a persone di sesso diverso, ma a parità di attività, a parità di rendimento, a parità di merito. Questo è il punto. Allora, su questo tema c'è un progetto di legge che punterebbe a superare queste differenze creando dei procedimenti simili arbitrali devoluti alla consigliera di parità. Ho qualche perplessità sull'efficacia dello strumento, perché la consigliera di parità è organo di nomina politica. Temo che possa venir meno una certa terzietà di giudizio. Io credo di più che andrebbero attivati degli strumenti di tipo arbitrale per la definizione di queste diversità. Quindi
non più uno strumento da pescare nell'area della legislazione antidiscriminatoria, ma piuttosto delle regole nuove da attivare nell'ambito di quel diritto della parificazione di cui parlavo prima. Ecco, altra questione che sarà fondamentale anche nel brevissimo, riguarda la inclusione delle fasce multietniche. Sempre più lavoratori di etnie diverse, sempre più lavoratori di religioni diverse. Quindi le festività religiose, giusto per capirci, già oggi non sono più solo quelle riconosciute dallo Stato, non sono più quelle cattoliche. Però, per esempio, c'è tutta un'area rispetto alla religione musulmana che non ha ancora trovato una normativa legislativa. Oggi si va tramite accordi sindacali su base aziendale. Ecco, quella è tutta un'area che andrà necessariamente riconsiderata. E un'ultima area che io mi auguro venga ripensata è la legislazione per l'avviamento e la tutela dei disabili nel mondo del lavoro. Perché purtroppo nel corso degli anni, ma già con la legge la 482 del 68, si è fatta confusione tra disabili avviabili al lavoro, cioè che avevano una residua capacità lavorativa oggettiva, e disabili che non lo erano. Io ricordo quando, giovane praticante avvocato, a metà degli anni 80, vidi avviare al lavoro degli invalidi psichici che non avevano nessuna capacità lavorativa e che invece le aziende, se li trovavano, non sapevano cosa fare. Bisogna distinguere disabilità con capacità lavorative da disabilità senza capacità lavorative. La seconda area va gestita con gli strumenti dell'assistenza, non con gli strumenti dell'avviamento al lavoro. Quindi ripensare di avviare al lavoro disabili che possano lavorare, insistendo sulle convenzioni che sono state un ottimo strumento, le convenzioni di collocamento, ma anche assicurando degli strumenti di tipo promozionale in termini di decontribuzione e di fiscalizzazione. Bisogna agevolare l'inclusione. Assolutamente, dottoressa Grazzi, io quindi un'ultima domanda la rivolgo a lei e le chiedo appunto quali sono i vostri piani per il futuro, sempre per quanto riguarda l'inclusione. I piani per il futuro sostanzialmente sono già iniziati. Noi in questo periodo di emergenza, come startup, tra l'altro riconosciuta tra le poche startup che hanno continuato ad assumere, abbiamo continuato a integrare nuovo personale, sempre ispirandoci per esempio alla parità, alla ricerca anche di profili tipicamente maschili nel mondo femminile, con degli ottimi risultati e con delle ottime performance. Abbiamo e stiamo continuando ad avere una flessibilità estrema in termini di organizzazione del lavoro, sullo smart working, e questo ovviamente riflettendosi anche sui primi periodi, sui primi giorni di inserimento in azienda e sull'onboarding, ci ha portato a creare dei processi di onboarding molto più complessi, molto più strutturati, molto più ingaggianti, perché chiunque possa davvero entrare nello spirito della nostra community e della company nel più breve tempo possibile, ma anche nella maniera più ingaggiante e positiva possibile. Abbiamo creato tutta una serie di momenti che porteremo, che continueremo a portare avanti, che continueremo a organizzare, momenti in parallelo di incontro tra
tutte le nostre risorse, tra tutti i nostri colleghi, non necessariamente tra gli stessi gruppi di lavoro, ma per ritagliare dei momenti di informalità, informalità strutturata e organizzata, in modo che possa comunque un po' sopperire alla mancanza del contatto diretto e del contatto fisico. Continueremo a portare avanti il tema della diversity e dell'inclusion in tutte le direzioni possibili, quindi comprendendo tutte le categorie che possiamo considerare, tutte le etnie, tutti i generi, le persone che possono avere una capacità lavorativa ancora da esprimere e che lo faranno sicuramente con tutta la possibilità e la motivazione che hanno. Le certo. iniziative sono molte e ad oggi abbiamo sempre avuto un riscontro molto positivo anche dai nostri colleghi, per cui credo che questa sia la direzione giusta che dobbiamo coltivare. Assolutamente, ecco, contiamo che questi mesi drammatici siano effettivamente poi un'occasione per ripensare certe politiche a partire appunto dalla diversità e dell'inclusione. Bene, io vi ringrazio per i vostri spunti e per i vostri interventi e l'avvocato Limpio Stucchi, managing partner di Uniolex, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. E la dottoressa Daria Grazzi, HR Director di iGenius. Grazie anche a lei. Grazie mille, grazie a voi per questa occasione. E grazie anche ai nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.